Sistine Chapel may seem a very strange place to quote the words of an American humorist, Mark Twain. La Cappella Sistina può sembrare il posto meno indicato per ricordare le parole di un umorista americano, Mark Twain. Ma Mark Twain, nel suo libro The Innocents Abroad, scriveva che evidentemente l'Italia è stata fatta da Dio onnipotente in base ai disegni di Michelangelo. Penso che Mark Twain avrebbe dovuto spingersi un po' oltre e dire che tutta la nostra cosmologia sembra uscita da un disegno di Michelangelo. Sopra di me, su questo soffitto, è dipinta la creazione del mondo e non vi è dubbio che anche se la creazione del mondo era diversa, avrebbe dovuto essere proprio come l'ha dipinta Michelangelo. E dietro di me c'è il giudizio universale, così come l'ha visto Michelangelo. E tutto quello che posso dire è che spero sinceramente che il giudizio universale non sia così. Qui abbiamo il Cristo, non il Messia sceso dalla croce, ma un Prometeo muscoloso, completamente sprovvisto di pietà, così che persino sua madre distoglie gli occhi da lui. Vorrei dire qualche parola sul perché il giudizio universale è quello che è. In effetti, esso rappresenta una visione veramente personalissima. E ciò è strettamente collegato alle circostanze della vita di Michelangelo e all'epoca in cui dipinse quest'opera. Dobbiamo ricordare che circa 24 anni prima, Michelangelo lasciò la Cappella Sistina dopo aver affrescato questo grande soffitto per il Papa Giulio II. E l'anno successivo, il Papa Giulio II moriva. Dopodiché Michelangelo passava tutto il tempo che gli era possibile a lavorare al grande mausoleo, il lavoro di tutta la sua vita, a cui egli stesso si era dedicato e che avrebbe dovuto ricordare la grandezza di questo papa magnifico, intellettuale, personaggio eccezionale che in un certo senso aveva fatto di Michelangelo quel grande artista che era. Ma il Papa Paolo III, che non amava né la memoria di Giulio II, né la famiglia a cui apparteneva il suo predecessore, perché Giulio II era della famiglia dei Della Rovere, mentre Paolo III era un Farnese, disse a Michelangelo che una sola delle sue opere sarebbe stata sufficiente per commemorare la vita e l'opera del Papa Giulio II, e cioè il Mosè, che si trova in San Pietro in Vincoli. E diede a Michelangelo il compito di commemorare lui stesso Paolo III, dicendogli di creare questo enorme affresco del giudizio universale. Quando Michelangelo si arrampicò sulla scala per iniziare quest'opera, aveva 60 anni. Erano passati 24 anni da quando aveva completato la grande volta e sarebbero trascorsi altri 5 anni prima che completasse questo nuovo incarico. Quando iniziò l'opera era un uomo già inasprito, un uomo che conosceva la vita, che sapeva di cosa fosse capace l'umanità, un uomo amareggiato e scontento del mondo, ma non della sua arte. Ed anche se Michelangelo non è mai stato un pittore autobiografico, non poté resistere alla tentazione di introdurre in questo grande affresco una propria immagine, l'artista che soffre, ma non di persona, e neppure sotto le spoglie di un santo o di un martire, bensì come un pezzo di pelle. Possiamo vedere, proprio al di sotto del Cristo giudice, l'immagine di San Bartolomeo spellato vivo. E San Bartolomeo regge la propria pelle, e su quella pelle vediamo il volto di Michelangelo, il martirio dell'artista. Vi sono altri personaggi riconoscibili in questo affresco. Potete vedere a destra un ecclesiastico che era incaricato della sovrintendenza delle opere del Vaticano e che si era opposto ai nudi raffigurati sull'affresco e che Michelangelo ha collocato all'inferno. E se osserviamo più da vicino gli angeli, in uno di essi è rappresentato uno dei più cari amici di Michelangelo, il Cavaliere. Ma per la maggior parte i volti, le figure sono generalizzati, rappresentano l'uomo. E l'uomo, come vediamo, è sempre sofferente. E quindi è sempre l'artista stesso. Anche i beati sembrano condannati, condannati a un'eternità di beatitudine. E qui naturalmente possiamo vedere l'umanità che è propria di Michelangelo.
Un artista più giovane avrebbe rappresentato un'immagine molto convenzionale del Cristo che separa i dannati dai beati, ma Michelangelo naturalmente aveva pensato a ciò che implicava il giudizio universale e si era reso conto che nessun uomo poteva sentirsi beato, nessun uomo poteva andare liberamente e gioiosamente in paradiso sapendo che altri esseri umani soffrivano i tormenti dell'inferno. E questo spiega l'atteggiamento dei beati e dei santi che implorano il Cristo, che sembrano chiedergli di non mandare quei peccatori all'inferno, perché nessun peccato può essere talmente grave da condannare un uomo all'inferno. Questo rispecchia un punto di vista per niente ortodosso, che tra l'altro penso non sarebbe sicuramente piaciuto all'Inquisizione dell'epoca e naturalmente non sarebbe andato d'accordo con la Controriforma. La Controriforma non desiderava certo sottolineare questo particolare aspetto del giudizio universale. Ciascuno era libero di farsi dannare o di salvarsi. Ma qui si sente che tutta l'umanità è predestinata a una sorta di dannazione, che è condannata a soffrire, anche se può entrare in paradiso, a soffrire per conto di quelli che vengono mandati all'inferno. Ma ciò che è strano è che non fu la teologia dell'affresco a causare più difficoltà a Michelangelo. Dall'inizio alla fine, Michelangelo dovette subire gli attacchi di chi trovava oscena e indecente quest'opera. E ironia della sorte, il grande pornografo, il grande calunniatore e ricattatore Pietro Aretino scrisse lunghissime lettere a Michelangelo rimproverandolo per l'oscenità dell'opera, dicendo che persino i pittori classici e gli scultori classici rivestivano i loro idoli e i loro dei, mentre ecco che un Michelangelo rappresentava la scena più grandiosa di tutta l'iconografia escatologica in un modo che sarebbe stato più indicato per un bordello. Michelangelo continuò il suo lavoro facendo finta di niente, ma alla fine i suoi denigratori riuscirono a richiamare l'attenzione e queste figure, che ad opera ultimata risultavano nude, senza alcun compromesso, furono invece parzialmente rivestite per ordine di un altro papa che fece venire un pittore di nome Daniele da Volterra perché vi dipingesse dei panni. E da allora in poi quel pittore fu chiamato il Braghettone. E possiamo figurarci l'espressione ironica di Michelangelo che osserva il vandalismo a cui viene sottoposta la sua opera. Ora, quello che io sento, in quanto inglese, nei riguardi di quest'opera, è naturalmente un miscuglio di sensazioni. Io provengo da una famiglia di cattolici inglesi, ma non di meno la mia tradizione culturale è protestante e non mi è molto facile abbracciare una visione di questo genere. L'esempio che possiamo trovare nell'arte inglese e che più si avvicina a questo tipo di opera è William Blake. Suppongo che William Blake sia considerato un pittore molto inferiore a Michelangelo e probabilmente questo è dovuto alla ragione che è già stata indicata che William Blake, come la maggior parte degli inglesi, deve inventarsi un proprio repertorio figurativo prima di incominciare ad illustrarlo, mentre Michelangelo l'aveva già lì pronto. Ma penso che quello che diceva Blake nel suo libro Il matrimonio del paradiso e dell'inferno si è espresso proprio qui con particolare forza. Blake diceva: l'energia è il godimento eterno. E il godimento che questa pittura ci dà è appunto il godimento dell'energia eterna. Sentiamo questo grande vortice, questo vento possente che soffia su tutto, e sentiamo che nella figura stessa del Cristo è insita una qualche spaventosa forza muscolare. Il Cristo che è giudice adempiendo alle scritture e all'escatologia cristiana. Ma dietro a questa immagine si intravede qualcosa di più fondamentale, una sorta di figura elementare, come Prometeo. Il che spiega anche perché questa pittura ha attirato talmente i romantici del XIX secolo, specialmente i romantici tedeschi, che infatti non erano attirati tanto dal Cristo stesso, quanto da questa espressione di un'energia primordiale. Per noi quindi è un'opera che ci ricorda Blake, ma anche che ci ricorda la Chiesa Cattolica. Naturalmente qui la Chiesa Cattolica non è rappresentata nella sua realtà, perché qui non troviamo il cattolicesimo tradizionale,
bensì un genere particolare di cattolicesimo che Michelangelo aveva conosciuto quando era ancora molto giovane, un genere che era stato portato a Firenze dal Savonarola. Quando Michelangelo lavorava nel Palazzo dei Medici, Firenze, che era sempre stata portata agli eccessi, passando dai piaceri sfrenati all'altro estremo e quindi al senso di colpa, fu soggiogata dal Savonarola, il quale presentava ai fiorentini un'immagine dell'inferno, un'immagine della dannazione eterna e l'immagine del giudizio universale, il che deve avere impresso un marchio indelebile nell'animo di Michelangelo. Ma anche se l'affresco non è un'opera di speranza, bensì di disperazione, al di là della disperazione c'è qualcosa di più grande, e questo naturalmente è l'arte stessa. Qui abbiamo il martire Michelangelo che porta la propria pelle, ma al di là dell'affresco c'è un altro Michelangelo, il Michelangelo che ha creato un cubo immaginario, una vasta dimensione cosmica in cui le figure vengono fatte roteare, ma sono comunque racchiuse in uno strano schema formale. E questo è il vero paradosso dell'arte, e cioè che in ultima analisi ciò che conta non è il soggetto dell'opera, bensì il senso della forma, il senso della plasticità e il senso dell'energia che racchiudono il soggetto. È per questo che questo grande affresco esercita la sua attrazione ancora oggi su di noi, indipendentemente dal nostro credo, ed è per questo che anche se vi si vede un'immagine di Michelangelo uomo, quello che vi si vede in ultima analisi sono due cose: Michelangelo quale paradigma dell'artista, l'artista come martire, martire della propria arte, un martire dell'uomo semplice e stupido che non capisce cos'è l'arte, ed infine l'uomo stesso, il creatore, che raggiunge Dio, perché nella creazione artistica egli stesso è al di là di qualsiasi giudizio, se non forse di quello degli angeli. Except that possibly of the angels.